Only Craps, bici suanti ragazzi, io sono Beth Bossa e sono tornato con il sesto episodio del mio let's play, tra virgolette, del fangame di Pokémon Cremisi Portals. Ragazzi, mio Dio, come ho scritto sulla pagina Facebook, sono riuscito a recuperare il video del sesto episodio originale. I primi, appunto, non erano 11 minuti, ma erano 13 minuti e 30. Questi sono i minuti originali prima che il video si fottesse. Non so perché, ma prima di cominciare a registrare, Camtasia mi ha chiesto se volevo recuperare un salvataggio precedente. Mio Dio, ce l'ho fatta. Adesso lo sto ricommentando sopra, quindi questi 13 minuti saranno post commentati. Infatti lo sto guardando adesso. Devo ricordarmi più o meno quello che ho detto. Innanzitutto, praticamente, io mi ricordo che vi ho mostrato che premendo Alt su questo fangame la velocità aumentava. Qui è normale. Ok, così era normale. Ok, praticamente vado troppo veloce. Allora, sì, come potete vedere non ho niente nella borsa perché, come ho detto nel video fanculo, tra virgolette, non c'era nessun premio e nessuna ricompensa per quello che trovavi grazie al kit da miniera. Comunque stavo dicendo, se premete Alt, ci sarà una specie di acceleratore come quello dell'emulatore del Game Boy Advance e del Nintendo DS. E che vi permetterà di correre più veloce, però dovete stare attenti perché potrebbero sovrapporsi le canzoni. E adesso non mi ricordo quello che sto dicendo. Comunque sì, prendere gli strumenti con i kit da miniera non vi dà nessun strumento, quindi potete fare a meno perché l'avete una cosa inutile. E invece, appunto, come appena detto, premendo Alt potrete correre più veloci e anche accelerare le lotte. Adesso vi mostrerò la squadra, mi pare. Un kit da miniera. Ah sì, ho scoperto un bug, mi sa. Sì, ho scoperto un bug, perché vedete. Allora, io adesso sono sulla, aspettate, ecco, io adesso vedete che switcho tra le tasche. Arrivo alla penultima tasca, poi arrivo all'ultima, vedete, arrivo all'ultima ed è vuota. Ripremo ancora destra e mi viene quella con il kit da miniera, ma in realtà non si sposta di destra perché non ce n'è più, non ce ne sono più di caselle. Purtroppo il video di Camtasia si vede male, ed è sempre così ragazzi, poi si vede bene, io lo sto vedendo molto male, vedete, vedete che switcho tra le due. Quella con i key items e l'altra non mi ricordo cosa c'era. Dimmi che lo rimostro adesso, per favore, che non l'ho visto. Ah, e ho trovato un tiny mushroom perché ho parlato con Saddle. E adesso è contento con me, mi ricordo. E mi ricordo praticamente che, ecco, mi ricordo che adesso mi vuole bene. Mentre poco prima di registrare l'episodio diceva sempre cose di odio. Adesso tipo dice che mi ha appena abbracciato Belze. E infatti adesso mi ricordo che è così. E dice "Face this way and nodded". E ora è arrabbiato, me lo ricordo. E dice addirittura che sta facendo una faccia arrabbiata. E ora è contento. Soffre di disturbo bipolare. Mi sta facendo tipo dei colpetti allo stomaco. Poking. Ora è incazzato di nuovo. Esatto. E praticamente ho trovato il Tiny Mushroom parlando per caso con Saddle. Mi ha trovato uno strumento che può essere Tiny Mushroom, come poteva essere anche un altro strumento, non mi ricordo adesso. Adesso mi pare che sia il momento della squadra. Dovrei mostrarvi la squadra a momenti, ragazzi. Pokémon, esatto. La squadra è cambiata in quanto hanno dato tutti quanti la lezione di Growlithe, che non prende esperienza. Saddle ha il Fortunuovo, ovviamente. E le mosse che ha sono le stesse, ad eccezione di Sbadiglio, che gli ho segnato al posto di Ruggito. Ha azione, sbadiglio, pistola acqua e acquanello. Zubat ha imparato sgomento a livello 7, oltre al supersuono e sanguisuga. Mentre Dribble conosce graffio, fango, fangata, rapigiro e fango sberla. Alla fine fango sberla era giusta. E adesso possiamo andare avanti, ragazzi. Vi ripeto ovviamente che sto post commentando questo video. E sì, purtroppo vedo parecchio il lag anch'io adesso. E purtroppo è così, ragazzi, in certi momenti. Adesso andremo appunto a gustarci i dialoghi, che sono praticamente la parte forte di questo gioco. Allora, sì, se non mi sbaglio dovrei comprare ovviamente vendo il Tiny Mushroom, che avevo già 2000 poche dollari. E mi pare che mi compro 5 Pokéball e 3 pozioni. 5 Pokéball. Quante compro? E so che compro anche un repellente. Ne compro 3 per arrivare a 5. Sì, poi compro
due, sì, dai, 5 Pokéball. Io ho i soldi giusti per un repellente, infatti. Ora sono a 0 Pokédollari. 0 soldi. Ok, mi soffio un attimo il naso, ragazzi, perché purtroppo mi sono un po' ammalato in sti giorni. No, ho perso un pezzo per strada di fazzoletto. E ho sbattuto il microfono sul computer. Se cerchi accumula, trovi al terzo piano. Era il terzo? No, è il secondo in realtà. Beh, non posso portare indietro il video. È il secondo. Ho letto terzo, ho letto. Comunque, prepariamoci. Eccoti qua, Belze. Com'è stata la tua missione? Diciamo che ho compreso i rischi del mestiere. In ogni caso, sono contenta che tu sia tornato sano e salvo. A proposito, non è che per caso hai incontrato... Ed ecco il fratello di Akumu. Hai scatenato un putiferio sin fuori, Akumu. Lo sai che non ce n'era bisogno. Credo di non aver capito. Scompari da un due giorni ed io non dovrei essere preoccupata per la tua... sorte. Tu sei l'unico che mi è rimasto, Kyo. Che razza di sorella sarei se non tenessi a te? Metterla su questo piano è troppo facile. Hai vinto, come al solito, del resto. Si può sapere che motivo hai di sparire così ogni tanto? Se ti piace esplorare il crepaccio, accompagna le reclute. Come Belze, il nostro ultimo acquisto, avevi sempre desiderato un coetaneo, no? Ah, non ti avevo mica notato. Grazie. Piacere, io sono Kyo e sono il fratello minore di Akumu. E cosa ho detto qua? Non si parla che di te da quando sono tornato. Piacere, Belze. Sono stato trovato nei pressi di una centrale idroelettrica e Akumu è stata così gentile da darmi un posto qui. Sembra così espansiva lei, eh? Haha, sono così contento di avere qualcuno con cui parlare. Spero che andremo d'accordo. Cerca di non opprimerlo almeno. Hai ragione. Inoltre è tempo che mi pari per il discorso. E così alla fine è giunto il momento, eh? 5 anni sono stati più che sufficienti. La faccia. Belze, ti aspetto fuori a Sinforia. Ho grandi cose da annunciare agli ultimi sopravvissuti. Ti aiuto per disporre il tutto. Sì, Sinforia è la città. Comunque, vedo che è un Pokémon tutto tuo ora. Se non ti dispiace, mi riprendo il mio Pokémon noleggio. Ci diamo fuori. Che praticamente è scomparso. Sedder è scomparso ed è ricomparso. Era tipo predisposto che avessi Growlithe adesso fuori. Allora, adesso ci precipitiamo fuori. Ovviamente centrando la scala. E io mi ricordo che c'era questa recluta da sola, che però dice la frase standard, ovvero Akuma ama collezionare libri, il studio è pieno, ne ha messi alcuni qua. E poi ci sono loro, delle reclute femmina tra l'altro, sì, ok. Please come again, un miscuglio tra italiano e inglese. E praticamente, vedete, le persone si sono... queste si sono messe a sbarrare la strada. Non ci avevo neanche parlato, mi pare. No, no, alla fine sì, ci avevo parlato. Mi dispiace non puoi passare, mi dispiace non puoi passare. Già. Allora, non so perché ho aperto il menu. Va bene, dai. Parliamo di una settimana fa che ho fatto sto video almeno. Dopo lo finisco ovviamente. Allora, adesso basta parlare, credo, con la prima persona che capita. Anche se in realtà io ho parlato con l'infermiera a destra, che fatalità era quella che mi ha risvegliato all'inizio della serie. Oh, ciao Belze, ti ricordi me, sì? Di me, sì. Sembra qualcuno stia prendendo un discorso che... cambierà le sorti di Sinforia. Stiamo a vedere. Ecco, creò qualcuno. È Kyo. Sarà lui a tenere il discorso? E c'è il discorso di Kyo. E mi è ritornato Sed dentro la sfera. Gente di questa città sotterranea, ditemi, sapete forse che ore sono? Potete forse dedurlo dal movimento degli astri del cielo? Potete forse vederlo, il firmamento? No, qui sotto, giorno e notte, sono la stessa cosa. E il ritmo del tempo è scandito solo dalle lancette dei nostri orologi. Tutte le giornate sono uguali ed il loro comune denominatore è la sopravvivenza. Sì, noi non facciamo altro che sopravvivere. Abbiamo perso passioni e divertimenti, ma non abbiamo perso la speranza. O perlomeno io, Kyo Hingabana, non ho mai perso la speranza di scappare da questa gabbia dorata e far luce sulla tragedia che ha colpito la regione di Fisor. Chi ha risvegliato il Pokémon leggendario? E perché ci ha confinato sotto la crosta di Madre Terra? Perché siamo costretti a percorrere questo sentiero delle bestie tutte uguali, opache, sporche? Chi di voi non ha mai fantasticato sulla vita che conduceva 5 anni fa, quando il popolo viveva la sua vita nella serenità di un futuro sicuro? Chi non ha mai fantasticato sulle persone che ha lasciato la sua prima terra e che pur prive di una degna sepoltura continuano a vivere i nostri ricordi? Date le circostanze, cosa mi rispondereste se vi dicessi che effettivamente c'è un modo per tornare a quei giorni? Per qualche strano gioco del destino mi sono imbattuto, nelle mie esplorazioni in solitario, in un portale, un mistico varco diretto chissà dove, nel mare degli universi planari, e vi chiedete come c'è finito un portale là e cosa ha a che fare con tutto il discorso.
Quello che voglio proporvi, cittadini di Sinforia, è di abbandonare questa bettola di insediamento e tornare alle vite che avete fantasticato grazie ad un viaggio nel tempo. Viaggio nel tempo? Sono diventato matto forse? No, vi dico e vi assicuro che quella spaccatura nella realtà conduce alla nostra Fisor di 5 anni fa. Quella non ancora devastata dalla furia del leggendario Yveltal. In fondo, cosa avete da perdere? Avete già perso tutto. Quindi è il momento di riguadagnarci qualcosa, no? Raccogliete tutti gli oggetti che trovate per terra. Qualsiasi cosa potrà esserci utile. Le reclute del Team Wire vi attenderanno sui carri da miniera. Cittadini, prendete i vostri effetti e partite alla volta della cava Eureka. Quell'angusta feritoia sarà il nostro passaporto per la felicità perduta. Tipo adesso salta giù e si spacca le gambe. Allora Benze, come sono stato? Ti è piaciuto il mio discorso? Sono esterrefatto. Davvero sarebbe possibile tornare indietro nel tempo? Non è quello che ho appena detto? Haha, forza, ti aspetto alla cava Eureka. E adesso siamo a, fatemi controllare, sì, siamo a sugli 11 minuti di video. La cava a sinistra era quella per i Nesidali. Questa qua a destra, siamo tutti in partenza per salvaguardare la nostra sopravvivenza. Vuoi andare alla cava Eureka? Sì. L'icona di autosalvataggio a tradimento. Allora, adesso basta fare un piccolo... Vuoi tornare a Sinforia? No. Un piccolo passo e spunta la principessa. Finalmente ti ho raggiunto. Non so... principessa, te l'ho già detto, chiamami semplicemente Ozeki. Ad ogni modo, cos'è questa storia del portale? E della riunione a Sinforia? Perché nessuno mi ha detto niente? Nessuno. Ah, che guaio. Beh, ti piace chiuderti nella tua stanza? Il problema non è per me, tanto sono abituata alla solitudine, ma per la struttura spazio-temporale. Ah, me lo ricordo. Hai idea dei paradossi che un viaggio nel tempo potrebbe generare? Devo assolutamente fermare il Team Wire. È bello vederti così attiva dopo il discorso sottotono di prima. Sono circostanze diverse. Allora, vuoi aiutarmi a salvare la situazione oppure no? Per proseguire devo risolvere degli enigmi. Ti consiglio di procurarti dei cifrari. Scrivi il tuo testo con la tastiera. Se vuoi restare l'enigma, premi invio. Mentre... se vuoi uscire, premi Kanch. Raggiungi la stanza finale. Io penserò a bloccare la popolazione. Qui, ragazzi, subentrano gli enigmi di cui abbiamo parlato Kirito ancora all'inizio della serie. Qui io mi ricordo che ho controllato se c'erano Pokémon selvatici. All'inizio pensavo di no. Ti ho dato un messaggio sul cellulare. All'inizio pensavo di no, perché ho corso per un po' e non ne ho trovati. E fino a che mi pare che troverò un Roggenrola. E infatti... ok, un Roggenrola che, se non mi sbaglio, con il mio Saddle sconfiggo. Allora, e cosa volevo dire? Volevo dire una cosa. Sì, praticamente adesso avete visto quella iscrizione che c'era, che sembra tipo le risorse da trovare con l'Explorer Kit, anzi, il kit a miniera. Ecco, quello è l'enigma. Non l'ho proprio visto perché è da lì che si è frittato il gioco. Quindi appena toccherò l'enigma, fermerò il video e ricomincerò a registrare da, appunto, il video vero e proprio. C'è una strana incisione. In algebra ogni lettera è sempre un numero. In algebra ogni lettera è sempre un numero. La X 11, 1, 12, 12. Merda, devo scrivere da qualche parte? Devo scrivermelo? In algebra la lettera è sempre un numero. Ah, posso scrivere? Merda. Lol. Allora, in algebra la lettera è sempre un numero. La X. C'è una strana incisione. In algebra ogni lettera è sempre un numero. 11, 1, 12, 12, 9, 5, 18, 7, 15. In algebra la lettera è sempre un numero. Allora, sinceramente non ho molta voglia di fare questi enigmi. Non pensavo fossero enigmi come questi. E non ho proprio voglia di scervellarmi. Ci proverò, ragazzi, però non c'ho proprio voglia. E comunque adesso sto giocando in diretta, se si era notato. Se non si era notato. In algebra la lettera è sempre un numero. Allora, la X è, diciamo, sempre un numero. Io posso scrivere quello che voglio. Posso anche scrivere, che so, Belzebos. Ma
In algebra la lettera è sempre un numero. Allora, 11, 1, 12, 12, 9. Quei numeri non mi dicono niente, quei numeri. Non mi dicono proprio niente, zero assoluto. No. Io, ragazzi, con gli enigmi come questi non ci ho mai saputo fare, mai, proprio zero. Signore, in algebra la lettera è sempre un numero. C'è la X e la Y che sono sempre un numero. Oh no, mi sbaglio per caso. In algebra la lettera è sempre un numero. In algebra la lettera è sempre un numero. Sono anni che non vado a scuola. Vabbè, anni in realtà non così tanti. Questo è il secondo anno che non vado a scuola. E... cazzo, non mi ricordo più niente. La X sostituita ad essa c'era un numero. Io non capisco la sequenza di numeri, ragazzi. No, non ci arriverò mai, ragazzi. Vi chiedo aiuto a voi, anche se in realtà il Kirito mi aveva detto che se voleva poteva darmi le soluzioni. Io ho detto di no, non pensavo che gli enigmi fossero così difficili. Cioè, io non ci so proprio fare, veramente. Mi dispiace, ma sono costretto a concludere l'episodio adesso. Cos'è che ho chiuso? Ho chiuso qualcosa, ho chiuso. Ho appena chiuso un programma. Ma io mi voglio allontanare, mi voglio. No, non posso allontanarmi. Ok, questa è una cosa che andrebbe fissata. Non posso allontanarmi. Finché non do la risposta. Si legge? Perfetto. Quindi, ragazzi, 11, 1, 12, 11 più 1 fa 12. Boh, non lo so. Il 7. Perché? Perché non posso scrivere più? Ah, ok, penso abbia laggato. Niente, ragazzi. Io vi ripeto, per questo video è tutto. Mi serve un aiuto per fare questo enigma, perché purtroppo io non ci so fare minimamente. Spero di non avervi deluso. Assolutamente no, ragazzi, non vorrei avervi deluso. Perché non riesco a fare questi enigmi, io non ci ho mai saputo fare. Sì, mi approfitto che manca la musica per schiarmi le idee. E spero siate contenti che sia riuscito a recuperare il file originale del video e dell'audio del gioco, non ovviamente il mio audio, il mio commentary, il mio commento. E noi ci vediamo con il prossimo episodio, il settimo, che arriverà tra un po' di giorni, perché devo vedere le vostre risposte in questo video e anche di farmi aiutare dagli admin, dagli sviluppatori, per andare avanti, perché purtroppo non ci so fare. Spero che non siano tutti quanti difficili come questo gli enigmi. Quindi ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante ci sia stato mezzo recupero dello scorso episodio e l'altro pezzettino in cui non ho fatto niente. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.